Arte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati all'appuntamento con Si gonfia la rete, voce di popolo, del giorno in cui il Napoli tornerà in campo, si metterà al lavoro per poi tornare a giocare in campionato contro il Cagliari il 3 di gennaio. Ovviamente impazzano già i temi del mercato e quindi vogliamo conoscere le vostre opinioni su quello che il Napoli dovrebbe fare in questa finestra di mercato di gennaio, in cui non sono attese chissà quali sorprese, ma comunque se il Napoli riuscisse magari a piazzare i colpi che deve fare in uscita, si potrebbe ragionare per esempio sull'arrivo di un terzino sinistro. Ne continueremo a parlare, come abbiamo fatto ovviamente anche ieri, così come parleremo delle condizioni degli infortunati, del rientro di Osimhen, che è la cosa che ci sta più a cuore, visto che ormai saranno praticamente in doppia cifra le partite che il Napoli avrà giocato senza il suo punto di riferimento, il giocatore costato così tanto in estate per cambiare le sorti di questa squadra. Io vado a ricordare intanto i contatti: 081 636 363 per intervenire in trasmissione, c'è anche il 339 666 9990 per tutti i vostri WhatsApp, quelli scritti e quelli vocali, per interagire con voi, per appunto discutere del momento del Napoli in questa pausa per le feste, questa pausa nasalistica, dicevo, di Victor Osimhen, che potrebbe prolungare insomma il suo periodo di terapia in Belgio. Queste sono un po' le ultime indiscrezioni, visto che insomma non sembra ancora risolto il suo problema alla spalla. Pensare che inizialmente si pensava a un paio di settimane di stop, invece il problema si sta prolungando purtroppo a lungo nel tempo. Ne parleremo anche con ospiti dettagliati nel corso della trasmissione. C'è Manuel in collegamento con noi. Buonasera, buongiorno Manuel. Buongiorno, ciao Raffaele, ciao Andrea. Volevo innanzitutto farvi gli auguri di fine anno. Mi sentite? Grazie mille anche a te. Sì. Volevo comunque vedere il lato positivo di questo 2020 a livello sportivo. Comunque una Coppa Italia. Siamo nella zona comunque Champions, che è quella che dobbiamo noi ritornare dopo due anni, diciamo, fatti un po' così traballanti. Poi cosa altro dire? A dicembre abbiamo vinto una sentenza, quindi abbiamo battuto gli imbroglioni in tribunale. Io da questo 2020 vedo questo a livello di positività del Napoli. Per tutti voi rispondo e poi vi saluto. Per tutti i tifosi che osannano il Milan e la Juve e quelli Inter e questo. Cioè, noi l'avete detto anche voi, ci mancano molti giocatori da tempo. Guardiamo anche il calendario che hanno avuto il Milan e guardiamo anche il calendario che ha avuto il Napoli a distanza di 2-3 giorni, perché una cosa fare il turnover con una Fiorentina e poi giocare con una Lazio, una cosa non poter fare turnover con l'Inter e Lazio. Detto questo, aspetto tutti questi tifosi a metà febbraio, perché per me, sottoscritto, a metà febbraio il Napoli sarà secondo in classifica per le partite e per il calendario che avrà a disposizione. Grazie, buon anno e forza Napoli. Io sono sostanzialmente d'accordo con Manuel. Il 2020 del Napoli va valutato considerando come finiva il 2019, cioè non si può prescindere da quel tipo di riflessione lì, ed è l'anno in cui il Napoli è tornato a vincere un trofeo, cosa che non accadeva praticamente da sei anni. Aggiungo che fino al trentesimo, quant'era, di Inter-Napoli, quando si è infortunato Mertens, il Napoli era secondo in classifica e si stava giocando a San Siro, insomma, la possibilità di rilanciarsi fortemente in chiave scudetto. Da lì si è fatto male Mertens, si è aggiunto alla lista degli infortunati di cui faceva parte già da tempo Osimhen, e si è perso Insigne, e poi per un momento si è perso Lozano, e poi Koulibaly. Cioè il Napoli ha sbagliato sostanzialmente la partita di Roma con la Lazio e quella col Toro, è arrivato scarico, è un po' a fine corsa dopo tanti impegni, e ci può stare. Cioè, alla fine purtroppo è così, per due partite e mezzo che hai sbagliato ti trovi a parlare di cose diverse, però c'è una stagione davanti e ci sono tante cose positive che il Napoli ha mostrato finora. Ciao, hai ragione Andrea, è proprio così. Infatti credo che l'analisi fatta da Manuel poc'anzi sia da condividere, da sottoscrivere. Sentiamo invece che cosa ne pensano gli altri amici che ci contattano anche al 339 666 9990. È giusto ricordare che oggi il Napoli riprende ad allenarsi con l'auspicio di riavere quanto prima Mertens e Osimhen.
Ho la sensazione che Mertens possa recuperare prima del nigeriano, ma è una mia sensazione. Come ti dicevo anche ieri, probabilmente l'arrivo di Osimhen è previsto domani a Napoli, poi giovedì si farà vedere e comunque controllare dal dottor Canonico, dopodiché si deciderà se procedere con gli allenamenti a Castelvolturno o se rispedirlo al Moutoukour ad Anversa. Mentre Mertens, io ho buone possibilità che lo possiamo rivedere contro l'Udinese. Contro l'Udinese magari in campo sarebbe davvero un momento importante, perché ritroveresti l'attaccante che ha segnato di più nella storia del Napoli. Sentiamo un messaggio vocale. A fare il buongiorno. Ciao. Senti, a me infatti Osimhen onestamente mi puzza poco, perché è possibile, deve stare fermo 10 giorni, sono passate 3 mesi, altro poco e non si sa quando ritorna. Un bacio e auguri a tutti. Grazie anche a te. Sai qual è il problema? È che per quel incidente che lui ha avuto, in genere 10 giorni e sei in campo. Anzi, a Mertens è capitato, mi pare, contro la Sampdoria o contro chi, di farsi male proprio così, che se ne è uscita la spalla e gliel'hanno rimessa in campo. Ora, su Osimhen ci sono delle cose poco chiare, sulle quali vedo che nessuno vuole approfondire, quindi non lo faremo neanche noi. Però il sospetto che qualcosa non sia andata per il verso giusto nell'immediatezza del trauma ricevuto da Victor Osimhen durante questa partita Nigeria-Sierra Leone, finita 4-4, ha segnato anche lui, era il 13 novembre scorso. Da quel momento in poi il Napoli per 10 partite non ha più potuto utilizzare l'attaccante che doveva dare il salto di qualità, doveva dare la svolta all'attacco. Gian Guido, buongiorno. Non si è operato, Non è, ciao, buongiorno. Non si è operato e sta recuperando da un'operazione, quindi qualcosa non quadra oggettivamente. Gian Guido. Ciao, buongiorno, ciao. Buon anno. Speriamo che finisca presto. Niente, io sono un tifoso deluso dalle ultime due partite, preciso, dalle ultime due partite. Anche io. Non dalle precedenti, dalle ultime due partite. Il Napoli comunque è lì, diciamo, sono punti che tutto sommato potrebbero essere recuperabili se la barra del timone si mette a dritta. Non vedo il dramma che si sta facendo, il nome di altri allenatori, cioè secondo me è anche destabilizzante per l'ambiente. Non è una cosa che a me piace. Io ho il mio allenatore, si chiama Gattuso, fin quando è Gattuso l'allenatore del Napoli, è il mio allenatore. Quando sarà Pasquale sarà l'allenatore del Napoli, perché io tifo il Napoli, non faccio né il tecnico né il giornalista né l'allenatore, faccio il tifo. Io sono un tifoso, orgogliosamente tifoso, quindi io prendo la squadra per cui tifo. Poi la squadra vince, sono contento, non vince, sono meno contento, ma non cambia la passione che ho per il Napoli. Questo è chiaro, questo riguarda anche chi critica la squadra, non è che è detto che chi critica poi non voglia il bene della stessa. Vuoi fare una domanda oppure basta così? Sì, no, volevo chiederti una cosa. Io ho visto Llorente entrare contro il Torino, sì. Non l'ho visto malissimo. Ho visto tutto sommato che un giocatore con esperienza che il suo piccolo lo può fare. Non lo so. Allora, ti rispondo subito. Gian Guido, ricorderai ieri, Andrea, quando ho detto attenzione, perché Llorente non è mica detto che vada via al mercato di gennaio, e soprattutto alla Juventus, perché se tu lo dai alla Juve, poi giochi la Supercoppa contro la Juve utilizza Llorente, ti fa gol, poi che fai? Ti prendi a schiaffoni da solo. Quindi Llorente resta qua. Resta qua. Proprio perché non si sa ancora quando rientrerà Osimhen. Llorente resta qua, tanto è un calciatore a scadenza. Te lo tieni, gli paghi lo stipendio fino a giugno e poi se ne va. Però comunque è un calciatore di esperienza. Se non sei riuscito a venderlo in estate, Raffaele, voglio dire, non ha senso farlo adesso, ma che no. Mettersi Osimhen fuori, sinceramente. Certo, finché ce li hai tutti, dici, io che me ne faccio di Llorente. Bene. Però, soprattutto come esperienza, qualcosa in più di Petagna lo può dare Llorente. Non ci dimentichiamo che 2 anni fa lui ha fatto la finale di Champions League con il Tottenham. Quindi, dico bene oppure sto dicendo una cavolata? Tu che hai memoria storica più di me. Hai ragione. Messaggio vocale. L'anno che ciao Raffaele, Napoli, volevo chiedere, ma il problema di Osimhen è similare al problema di Chiriches che ebbe a Napoli? Ti ascolto per radio, grazie. Sì, sì, è quella, la problematica è quella. Poi, perché lui sta fermo dal 13 novembre,
Questo io non lo capisco. Come mai proprio a lui è successo che con la lussazione poi si sono sfilacciati i nervi, i tendini che fanno muovere il braccio e la mano? Io questo non lo so, non faccio il medico, non conosco il caso, però faccio il giornalista, mi pongo la domanda. Come mai proprio a Osimhen è successo sto problema che addirittura per 10 partite il Napoli non l'ha utilizzato e saliranno anche a 11 o a 12 queste partite, mica ci fermiamo qui, questo è il vero problema. Vabbè. Io invece so perché ci dobbiamo fermare, sì. Perché sennò abbiamo dei problemi noi, sì. Quindi lo facciamo subito. 081 però 636363 è il numero al rientro per tornare a contattarci tra poco. Marte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Marte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Straordinario Gianluca Manzieri con questa sua canzoncina di fine anno che sarà più esplosiva dei fuochi che non spareremo a Napoli, perché non li spareremo, no, non è vero Andrea? No, mi è entrata in testa questa canzone, ti devo raccontare Raffaele. Sì, mie sorelle che mi hanno chiesto spiegazioni dicevano ma che è sta canzone, gliel'ho fatta sentire, davvero non puoi fare a meno di cantarla tutto il giorno. Gianluca Manzieri è un fuori classe davvero, da sempre fuori classe. Vogliamo parlare ancora di Victor Osimhen, che ne pensi Andrea? Lo facciamo in compagnia di un agente, di un membro del suo entourage, partner del suo agente francese William Davila, e un nostro amico Andrea D'Amico in collegamento con noi. Ciao Andrea. Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, buona fine finalmente. Sì, intanto già l'abbiamo fatta la fine, quindi speriamo che il prossimo anno sia migliore di questo disastro che è stato il 2020. Beh, peggio di così non riesco a immaginarmelo. Difficile. E quindi dobbiamo avere anche un po' di ottimismo in più. Ma dobbiamo avere ottimismo per un recupero rapido. Ormai è dal 13 novembre che non c'è, di Victor Osimhen. Tu hai notizie più dettagliate, Andrea? Dettagliate no, perché comunque ho sentito William che è a casa a Dubai, sì. E appunto non devo sentirlo di nuovo oggi, però speriamo che questo ragazzo possa stare meglio su presto, ecco. Sì, anche perché se vogliamo Andrea, il Napoli si è fatto questo investimento, si è fatto un sacrificio del valore complessivo di 80 milioni di euro, lo ha fatto perché gli serviva quel tipo di attaccante che gli mancava. Ora puoi fare a meno di lui una partita, due partite, tre partite, perché Mertens comunque riesce a sopperire, e Petagna che lo butti pure dentro, però sono già 10 partite, è chiaro che poi fai fatica nel turnover, la squadra si stanca e si arriva a giocare le due partite contro Lazio e Torino che non sono da Napoli o da quel Napoli nel quale c'era Victor Osimhen. Ora tu dici che non hai notizie sul suo rientro. Io sono davvero curioso di capire quando sarà disponibile per una lussazione alla spalla senza che si sia operato, quindi fatto molto strano questo, Andrea. E lì bisogna che si esprimano quindi l'equipe medica, i responsabili medici del Napoli, perché comunque sai, queste previsioni, questi infortuni a volte sono strani. Io ho avuto comunque tanti giocatori che sono stati fuori magari per un menisco esterno molto più del previsto. Ricordo Maxi Lopez che è stato fuori quasi 3 mesi alla Sampdoria per un menisco esterno. Ricordo tanti altri, lo stesso Galabino Fadossi è rientrato e per comunque uno strappo è stato fuori quasi 2 mesi e mezzo dopo la partita della spalla a San Siro contro il Milan. Per cui bisogna avere pazienza, perché poi questi sono degli atleti che sono sottoposti a delle sollecitazioni così importanti che non serve il presto, serve il giusto, quindi devono rientrare in perfette condizioni fisiche, altrimenti con il rischio di fare peggio di prima. Sì, quindi domani verrà questo consulto Victor Osimhen, così almeno si dice, rientrando dal Belgio, e potrebbe essere scelto di rimandarlo lì a continuare le terapie. Tu non hai una sensazione, cioè se questo viaggio lo rifarà oppure no, Andrea? No, purtroppo non riesco a aiutarvi in questa cosa.
Tu l'hai sentito un po' in questi giorni, Victor, da quando è andato via e non è più tornato da Napoli, cioè parliamo del 10 novembre ormai. Ma io ho parlato più volte con William, sì, perché comunque è lui che tiene il rapporto, certo, con il ragazzo, ed era abbastanza fiducioso, per cui poi non sono entrato nel merito perché comunque non è un ruolo che mi compete, ecco, quindi lascio a lui la dinamica della gestione con il ragazzo. Speriamo che possa guarire più presto. Sì. Ricordiamo che oggi è il compleanno di Victor Osimhen, che compie 22 anni, perché diciamo 98, ma in realtà è quasi un 99, nel senso che è del 29 di dicembre. In ogni caso, Andrea, il futuro è dalla parte di questo ragazzo, no? Noi speriamo che già quest'anno possa... Infatti, l'investimento è stato un investimento importante a livello economico, anche sulla scorta della sua età, che comunque, oltre a dare le prestazioni per l'attualità, è comunque un investimento per il futuro. Ma sì, dai, tanto è così giovane, questo problema lo risolverà, anche perché non ha una debolezza lì, sai, a volte veniva fuori pure sta cosa tutto questo tempo, perché lui ha una debolezza alla spalla, ma io non mi sento di poter accreditare una tesi di questo tipo, Andrea. Bisogna soltanto aspettare che lui torni qui, essere consultato dallo staff sanitario del Napoli, dopodiché si verificherà se magari per la partita contro l'Udinese potrà scendere in campo, così da essere al top il 20 per la Supercoppa contro la Juventus. Sta di fatto, e ti saluto, che senza Osimhen non è lo stesso Napoli, Andrea, anche se la squadra è competitiva, però con quelle caratteristiche c'è solo lui in squadra. E indubbiamente dà la possibilità alla squadra di esprimersi in un modo per cui solo, come giustamente hai detto tu, con quelle caratteristiche fisiche e tattiche, tecniche, può dare alla squadra un apporto diverso da quello che è un altro modulo che deve adottare senza di lui. Questo Rino lo sa bene e quindi ha cercato di ovviare la sua mancanza nel miglior modo possibile. Speriamo che lui possa avere al più presto a disposizione anche Victor. Per la notte di San Silvestro cosa farai esplodere? Qualche tappo di Franciacorta, Andrea? Ma guarda, è stato un anno così terribile, lo dico seriamente, che è già un successo arrivare alla fine dell'anno senza essere ammalati, per cui mi dispiace, il mio pensiero va a tutte quelle persone che hanno sofferto malattie, lutti, anche tutte quelle persone che sono state comunque colpite da questo virus e hanno dovuto trascorrere momenti molto duri in ospedale, in rianimazione. Cioè, voglio per questo fine d'anno mandare il mio pensiero a questo. Poi ci sono naturalmente tutte le altre persone che hanno subito le conseguenze economiche e lavorative di questo virus, però è stato veramente un disastro sotto ogni profilo, sia a livello economico, a livello di salute, a livello così di affetti. Ha cambiato la nostra vita, ecco. Spero che torni un po' di normalità, perché anche solo andare in giro, non si riesce a lavorare, non si possono vedere le partite, non si riesce a incontrare nessuno, i propri cari, gli amici, cioè la vita è proprio cambiata. È vero. E ho nostalgia della vita che c'era prima. È così, dopo un anno appena, noi veramente sembra che abbiamo cambiato tutto. C'è neve a Custoza, Andrea, se sei da quelle parti. Nevicato ieri, però oggi no, perché le temperature si sono un po' alzate. Certo. Ho parlato con degli amici che erano ieri in città a Trento, dove c'era quasi un metro di neve, e a Milano, dove per fortuna che gli impianti erano chiusi, altrimenti potevano salire sul Duomo con la seggiovia. Sì, pensate. Vabbè, se posso non chiederti, sì. No, sì. Nel Vai. Salutarlo, Andrea, un parere postumo sul caso Juventus-Napoli. Tu che quella settimana precedente alla partita, da agente di Criscito, penso che l'abbia vissuta in maniera appassionata, no? Per quello che stava accadendo al Genoa e di riflesso al Napoli, e forse
andava risolta ancora prima del giudice sportivo quella vicenda, rinviando la partita come è successo altrove. Non so cosa ne pensi tu. Ma guarda, ci occorrerebbero 10 trasmissioni per sviscerare il tema in maniera compiuta, per cui abbiamo visto di tutto, abbiamo visto una pronuncia, il contrario poi di quello che era stata la prima pronuncia l'ha detto il CONI. Io penso sempre che sia sempre meglio giocare, e sono comunque convinto che la regolarità di un campionato venga fuori dal campo e non dai giudici, per cui io sono, diciamo così, come chiosa finale, perché poi tutte le altre considerazioni giuridiche o pseudo giuridiche le lasciamo in altre magari ambiti. Cioè, io sono contento che si possa rigiocare questa partita, certo, perché ne va della regolarità del campionato. Così, sarà così, caro Andrea. Tu che sei di Custoza, sei più dalla parte di Carlo Alberto di Savoia o di Joseph Radetzky? Ma guarda, dove sono io adesso c'erano i cannoni dell'esercito franco-piemontese. Devo dire anche una cosa, paragonandola ai nostri discorsi, naturalmente per fortuna meno sanguinosi, legati al calcio, che qui hanno combattuto due battaglie risorgimentali nel 1848 e 1866. Esatto. E abbiamo perso tutte e due le volte, nonostante che fossimo in superiorità. Abbiamo voi numerica dell'esercito dei Savoia, voi avete perso. Esatto. E noi, che poi dopo, quelli che hanno fatto l'Italia, hanno perso due volte, perché nonostante fossero in numero superiore rispetto alle truppe austriache, hanno perso perché i generali franco-piemontesi continuavano a litigare tra di loro. Difatti c'è un bel libro che si intitola così, Custoza, la via italiana alla sconfitta. Ecco, vedi, a volte se avessimo avuto degli allenatori che oppure qualche giudice sportivo che si chiama Mastrandrea, così la vincevi a tavolino 3-0. Avremmo vinto. E comunque è chiaro che è stata una pagina salorosa, dolorosa, infatti. Perché se pensate che qui nella seconda guerra di dipendenza a Solferino, con tutti quei morti, quei feriti, un medico svizzero ha costituito la Croce Rossa internazionale perché aveva visto un disastro, 20.000 morti in un giorno, e è chiaro che adesso ne parliamo in un altro tono storico, perché comunque siamo distanti, però è stata veramente scritta una pagina dolorosa dell'Italia. Va bene, Andrea, è sempre un piacere sentirti. Anche per me. Abbraccio forte. Ti abbraccio e auguro un buon fine. Ci risentiamo tra un anno, dai. A voi e a tutti gli amici che ci ascoltano. Grazie. Anche alla tua famiglia. Ciao Andrea, grazie. Grazie ad Andrea D'Amico, un amico, una persona per bene, davvero mi piace molto colloquiare con lui, è uno dei miei ultimi agenti che sono rimasti del vecchio stile, no? Old vecchio style. Stampo, dai. Old style, old school. Dobbiamo fermarci pochi istanti e poi torniamo a colloquiare con voi invece attraverso lo 081 63 6363, prima un po' di pubblicità. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Eccoci qua, siamo di nuovo in diretta, vi ricordo 339-666-9990, 081-6363-63, i nostri contatti, diteci pure se qualcuno di voi ha sentito il terremoto, perché mi dicono che ci sarebbe stata una scossa avvertita in maniera molto chiara anche a Napoli, tranne Andrea Falco, perché essendo a letto Andrea Falco chiaramente non sente più. Tu l'hai sentita? Io no, io sono in piedi qui. Allora, che vuoi, siamo in due. Facciamo una cosa, sentiamo un messaggio vocale intanto e poi dopo torniamo anche al telefono per sentire i vostri pareri. Mercato di gennaio, Napoli che non acquisterà, quindi è meglio tenersi quelli che ci abbiamo, quindi anche Llorente. Che ne pensate voi? Messaggio, vai. Raffaele, buongiorno, buongiorno. Ciao. Andrea, e tanti auguri. Buongiorno. Anche a te. Anch'io ho fatto la letterina a Babbo Natale, ho chiesto di nuovo le tue telecronache. Un bacio forte, grazie. Giuliano da Napoli. Che bello, queste manifestazioni di affetto veramente mi commuovono. Andiamo al telefono.
dove c'è Angelo. Ecco. Ciao, buongiorno. Ancora buone feste fatte anche e speriamo anche nelle prossime, soprattutto. Allora, io penso che il mercato sia un problema, tra virgolette, relativo. Certamente il Napoli avrebbe bisogno di un terzino sinistro, ma noi ci sono altre nubi che si addentrano sulla nostra testa. Noi abbiamo un problema, io vorrei capire e mi auguro che risolva il problema, perché altrimenti non si può neppure giudicare. Io vorrei capire Gattuso come sta, cioè voglio dire, un allenatore in quelle condizioni non riesce a fare l'allenatore. Questo è proprio, cioè, inutile girarci intorno. Infatti, per esempio, ora un'altra questione che ora è venuta fuori è sul rinnovo dell'allenatore, giusto, chi è indeciso, chi non è con Gattuso, che poi purtroppo la qualità, secondo me Gattuso è anche un allenatore che emerge adesso, deve crescere. Nelle difficoltà si vede anche la qualità dell'allenatore, e nelle difficoltà in effetti si è visto che ha perso un po' il bando alla matassa. In più ci aggiungi pure la malattia, effettivamente scelte di formazione sbagliate. No, guarda, veramente, a volte mi chiedo, ma voi il fatto che il Napoli abbia perso così tanti calciatori importanti nell'arco dell'ultimo mese e mezzo, cioè, come, non me ne frega proprio, è tutto quanto il resto, ma il fatto che hai perso Osimhen, Mertens, Insigne squalificato, e poi quattro ammalati di Covid, Zielinski, Elmas, Yusai e Rachman, cioè questo non lo mettete in conto quando volete attaccare qualcuno? Questa roba qui ve la dimenticate. Se dobbiamo fare una valutazione, la dobbiamo fare complessiva. Mettiamoci pure questo, oltre al fatto che questo tipo di malattia è invalidante, Gattuso non può allenare bene, lo ha detto lui stesso. Però ce li mettiamo, per favore, pure questa serie di infortuni, oppure i tre rigori scandalosi che non sono stati dati al Napoli. Cioè, mettiamoci tutto. Poi dopo, quando abbiamo impastato tutto, vediamo che cosa viene fuori. Al telefono c'è Danilo. Ciao Raffaele, ciao Andrea, ciao. Buongiorno a tutti. Benvenuto, auguri di buon Natale fatto e di un felice anno nuovo che sia differente per tanti motivi. Raffaele, differente è meglio, però, se mi permetti, sì, Danilo. Sì, sennò arriva un altro virus, chi ce la fa? No, chiudere la mezzanotte non può venire, purtroppo non niente per scritto. Due domande, Raffaele, perché stanno rimbalzando notizie già assurde che però fanno sognare. Una, per me si chiama Tico Costa, che ha rotto con l'Atletico. Sono quei calciatori che prende De Laurentiis, così come non prende il Papu Gomez, non prende neanche Diego Costa. Ed Emerson Palmieri, che potrebbe essere una buona idea. Emerson Palmieri è un calciatore che piace al Napoli e non da oggi, però è un ragazzo che guadagna 3 milioni e mezzo netti a stagione. È un calciatore che non sempre sta bene. Oggi nel Chelsea è messo fuori squadra, ma comunque non gioca. Per tante partite non è stato proprio convocato quest'anno. È chiaro che il Napoli potesse avere una buona occasione per Emerson Palmieri, cioè averlo in prestito, poi spalmare nei prossimi due esercizi l'acquisto a 13-14 milioni, secondo me lo farebbe pure, ma oggi non può spendere un euro. Quindi oggi lo devi avere in prestito, ma non puoi, perché hai il contratto in scadenza 2022, quindi deve prima prolungare con il Chelsea, poi te lo dai in prestito e poi glielo paghi nei due anni successivi. Io non lo so, è un'operazione che il Chelsea farebbe, questa qui. Il Napoli la farebbe, non so il Chelsea, però è una cosa che andrebbe chiarita. Sentiamo un messaggio vocale, poi andiamo al telefono. Buongiorno Raffaele, buongiorno. Ciao. Andrea, Raffaele, ti faccio tantissimi auguri di buon anno. Anche a te, amico. E speriamo che l'anno nuovo ci possa riportare le tue bellissime telecronache. Speriamo. Per quanto riguarda quel messaggio del telespettatore, sono d'accordo con te, non si tiene conto di tutte le defaillance dei giocatori, degli infortuni, delle nazionali, e quindi sono d'accordo, queste valutazioni vanno fatte al di là del fatto che Gattuso abbia questo problema, ma speriamo che si risolva presto. Ti ringrazio sempre, grazie, ancora buon anno. Grazie a te. Io amo ricordare che dal 20 settembre, quando è cominciato il campionato, il Napoli, solo il Napoli, non ci metto le nazionali, ha giocato una partita ogni 4.9 giorni fino al 23 dicembre. Sono tanta roba, quando sono 19 partite che ha giocato il Napoli. Dire con precisione tra poco. Uno ogni 4.9 giorni. Ora, se hai l'organico al completo come il Napoli ha, va bene, puoi ruotare, ma se ti comincia a mancare Osimhen, Mertens, Insigne squalificato,
4 ammalati di Covid. Coulibaly che si è infortunato e forse ritorna contro l'Udinese. Cioè sta roba qui noi la dobbiamo mettere nell'insieme delle valutazioni, altrimenti siamo, facciamo delle valutazioni parziali e si capisce che e ce l'abbiamo non solo con... quando valutiamo i risultati, Raffaele, ma soprattutto quando valutiamo le prestazioni. Cioè nel senso, una partita si può perdere per tanti motivi, pesano le assenze, ma chi fa tanto le pulci al gioco di Gattuso non può dimenticare da chi, in che contesto stiamo giocando, che questo è uno sport diverso, ti manca la motivazione extra del pubblico e al contempo sei scarico perché giochi continuamente. E infatti non c'è una squadra, dimmi se c'è una squadra che gioca bene con continuità, non dico in Italia ma in Europa in questo momento tra le grandi. Vediamo sempre dei pronostici sovvertiti, questo perché? Perché c'è una squadra che non riesce più a esprimere la superiorità, la grande, contro una piccola che invece magari ha più tempo per preparare la partita e ha più tonicità, più motivazioni quando affronta una big. Cioè questo sarà un tema ricorrente fino alla fine della stagione, quindi noi speriamo che il Napoli possa vincere sempre anche giocando male 1-0, ma quando andiamo a dire che il gioco non esprime chissà quale armonia, ricordiamo il contesto storico, perché non parliamo del calcio certo. Di tutti gli anni. Fabio al telefono, buongiorno Fabio. Ciao Raffaele, ciao. Buongiorno Raffaele, io volevo fare una valutazione un pochettino diversa. Cioè in pratica tutte le motivazioni che date voi sono tutte giustissime, che voglio dire, tutte le squadre hanno avuto dei passaggi a vuoto, vedi la Juventus con la Fiorentina o altre, voglio dire. Il discorso secondo me è uno, però. Cioè in Napoli sono anni che hanno sempre lo stesso difetto, con allenatori diversi. In Napoli quando si finisce un po'. Quale difetto? Qual è il difetto? No, in Napoli quando si finisce un torto, o un presunto torto, che sia arbitrale, che sia una partita immeritata, persa immeritatamente, qualsiasi sia il discorso, diciamo quello che è successo, in Napoli poi la partita dopo va sempre male. Io mi ricordo la partita, per esempio, anche Firenze dopo, diciamo, interview, anche se una cosa. Voglio vedere a te, dai. Vedi quella diversa. Partita e dici, ma io che vado a giocare molto diversa capito. Quella là. Però, per esempio, dopo l'1-0 a Torino con la Juve, con Zaza, che famoso gol che. Ho capito, è arrivato all'88esimo, quel gol, una partita dominata dal Napoli. Siamo d'accordo, la partita dopo la Juventus pareggiò, tu potevi fare il controsorpasso nella casa. Ho capito. Manca sempre negli anni con vari allenatori. Allora pensate che probabilmente forse la società che non sarà l'aria che si respira a Napoli. Questa voglia di vincere che non riesce a trasmettere. No, è una tua valutazione che io non condivido, però per carità, ogni valutazione è valida per chi la espone. Una squadra che fa 91 punti se non ha voglia di vincere, sinceramente. Vabbè, ok. Buongiorno a voi di Radio Marte, auguri a tutti i marziani. Anche a te, voi. Anche a te. Per il mercato, un paio di colpi per l'anno prossimo, perché per ce ne pensa che è impossibile, dando Milik e Isai alla Roma e prendendo Spinazzola, sempre se ce lo danno, e vendendo Fabian o a gennaio o a giugno per De Polo con 40 milioni sulla punta delle dita, i pozzi ce lo danno subito al presidente. Che ne dite? Sì. Ciao e auguri De Polo ormai è entrato in un giro di mercato probabilmente nel quale il Napoli non può più dire nulla, perché quando piace all'Inter fai fatica poi a convincerlo di venire da queste parti, quindi per questa ragione io eviterei. Mi piace molto De Paul, ma 40 milioni. Ho capito Andrea, ma De Paul ci piace da 3 anni, non da oggi. Quello è il punto. Oggi non lo vado a prendere a 40. Comunque ho fatto il calcolo. Sì. Ti farà piacere sapere che oggi è il 100° giorno esatto da quando è cominciato il campionato. Guarda te. Il Napoli ha giocato 19 partite, la media è di una ogni 5,2 giorni, ma dobbiamo tener conto che ci sono state 2 soste, quindi vai a considerare che i calciatori hanno giocato anche in quel lasso di tempo, così. Si arriva a una media di 3 giorni praticamente. È così. Andiamo a sentire un altro messaggio e poi torniamo. Buongiorno Raffaele. Buongiorno. Un bacione forte forte, un buon anno. E ti volevo dire che c'ho la cassetta tua con tutti i gol. Si gonfia la rete dell'epoca di Mazzarri. Che mi sembra l'epoca di Mazzarri, sì.
Volevo dire solo una cosa per quanto riguarda a me, mi piange il cuore Fabian Ruiz, perché per me è un grande campione, però se ne deve andare da Napoli, perché a Napoli non ha trovato la sua dimensione, è vero. Come il ragazzo soffre l'ambiente, soffre la pressione, certo. Vedrete che poi se andrà in un'altra squadra farà parlare di lui, purtroppo. Volevo sapere tu che ne pensi. Ciao, guarda, Tonino Giummariello. Tonino, caro, io non sono così convinto come te che lui sia un grande campione. Ha degli ottimi colpi, però uno che sta, questa è la terza stagione che gioca con il Napoli, tutta sta qualità non è che viene abbinata con la sostanza, quindi andiamoci piano. Prima di valutare campioni dei calciatori, Giuseppe al telefono. Giuseppe, dovresti sentirci attraverso l'apparecchio telefonico, quindi uno smartphone, un Sirio, quello che hai, perché se ci senti per radio siamo troppo sfalsati. Glielo puoi dire tu, magari, Tony Molà. Intanto io faccio sentire un messaggio vocale, eccolo qua. Auguri a tutti. Anche a te. Allora, le volevo chiedere, ma secondo voi Rarami che fine ha fatto? Perché abbiamo Maximovic che sta in scadenza, sì, e quindi vorrebbe andare via, oppure il pseudo rinnovo. Abbiamo, come diceva l'amico prima, Fabian Ruiz, che secondo me se ne vuole andare, e secondo me c'è un grande giocatore sul mercato, penso, che il Cagliari vuole dare, vuole cedere perché vuole il rinnovo, che è Nandez. Voi cosa ne pensate? Grazie. Che cosa ne devo pensare, Andrea? Rispondi tu su Nandez, tu lo sai come la penso, quindi. Ma che Nandez è un bel giocatore che si paga, che costa troppo, secondo me, per quello che vale, pur essendo un ottimo giocatore, che magari manca come caratteristica a questa rosa, ma cioè, il Cagliari lo vende come la sua stella, vuole venderlo come ha venduto Barella, cioè non è il tipo di mercato, secondo me, infatti, Napoli, poi non lo so. È così, infatti. Un altro messaggio e poi ci fermiamo, vai. Scusate, ma io non capisco una cosa. Vi state dando i pugni in petto con questo Osimhen, ma chi è? Cioè, cosa ha fatto? A me risulta che era il più scarso del Lille. Fatemi sapere qualcosa, per piacere. No, faccelo sapere tu, visto che dici che è scarso, il più scarso del Lille, cosa dici ha fatto? Dici quelli che sono quelli forti, così no, magari ma prendiamo. Prendere quelli che hanno già fatto qualcosa, guarda, mica ci vuole Giuntoli, De Laurentiis o tu, tutti lo sanno. Sanno chi andare a prendere con i soldi in tasca, no? Dicevo, ma i più forti chi sono? Mbappé, Neymar, Messi, eccetera, eccetera. Io li vado a comprare, ho i soldi, li pago. Mica è difficile. È difficile che invece deve individuare in quelli che oggi non sono ancora di quel livello che possono diventare tali. Poi il calcio è una bella storia, sai perché? Perché ognuno può dire la sua e ognuno è convinto di avere la verità tra le mani, Tony Molà, la verità tra le mani. Soprattutto in questa trasmissione che, insomma, si vanta di ascoltare la voce di popolo e a volte ci prendiamo anche qualche voce un po' stonata, diciamolo, però ce la prendiamo compresa nel prezzo con piacere. Dobbiamo fermarci però adesso, Raffaele, perché abbiamo un po' di pubblicità. Al rientro ancora 081-636-363 per i vostri interventi e il 339-666-9990 per i WhatsApp. A tra poco. Marte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Marte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Eccoci qua, siamo tornati in diretta nell'ultimo tratto della nostra trasmissione. Vi invito a registrare messaggi vocali non più lunghi di 30-40 secondi, se no non riusciamo a mandarli in onda. Sentiamo questo. Buone feste. Senti, ma è mai possibile che non ci riusciamo a liberare di Marquit, di Ghoulam, per prendere finalmente un terzino sinistro decente? E qual è il problema, la problematica? È mai possibile? E come dobbiamo liberarcene? Dobbiamo impacchettarli e spedirli da qualche parte? Come si fa a liberarsi? Come la risposta tu? È molto semplice. Ghoulam ha un ingaggio da top player e non gioca con continuità da una vita, quindi nessuno può prenderlo sostanzialmente, perché la grande squadra non lo prende, la piccola non può pagarlo. Ma qui veniva dalla rottura di un crociato e anche lui non ha uno stipendio inaccessibile, ma può interessare solo determinati club in questo momento che quello stipendio non possono pagarglielo, quindi è molto semplice. Aggiungo che quando un calciatore come Ghoulam è nel Napoli ormai
quanti sono? 8 anni, 7 anni, da quanti anni è? È probabile dal che gennaio 2014. Sono ormai prossimi ai 7 anni, quasi 7 anni. È molto probabile che lui abbia delle amicizie. Per esempio, lui ha un rapporto con Koulibaly straordinario. Certi calciatori te li tieni pure se non giocano. E questo lo può dire, e lo sa bene, il nostro prossimo straordinario ospite, caro Andrea Falco. Salvatore Bagni, buongiorno Salvatore, buon Natale ciao! Passato. Buona e fine, qual era quello straordinario ospite? Qual era? Aspetta, scusa, puoi chiamare? Aspetta, adesso attimo, arriva. Puoi chiamare un attimo Massimo Crippa, per favore. Massimo Crippa. Va benissimo, vale. Benissimo. E per fortuna che sono sordo, mi va bene. Mi va bene. Dove stai, Salvatore? Sto benissimo, spero anche voi. Sì, anche noi, anche noi. Aspettiamo che finisca questo 2020 con l'auspicio che nel prossimo anno si possa vivere in maniera migliore, caro Salvatore sì, Bagni. Direi di sì, lo speriamo tutti, è quello ma che ci aspettavamo. È come dicevo io, cioè certi calciatori te li tieni pure se non giocano tanto, perché ti servono per l'equilibrio di uno spogliatoio. No, no, per l'equilibrio bene, l'amicizia è importante, anche se poi nel calcio queste cose valgono poco, secondo me, alla fine. E bisogna far, anche per il Napoli bisogna far quadrare i conti in questo momento, perché come diceva Andrea, 4 milioni e mezzo di Gulam, per uno che purtroppo ha avuto infortuni gravi, più di uno, è difficile da collocare, non essendo un titolare, non avendo possibilità di giocare con continuità, è un problema grosso, finché il Napoli non metterà magari mano al portafoglio nel dire magari pago io i tre quarti purtroppo è brutto da dire, ma i tre quarti dell'ingaggio e provo a farlo giocare in una con continuità in una squadra di metà classifica, perché sennò però poi devi aggiungere l'ingaggio di uno che sia più forte di Gulam oggi come oggi. Beh, allora, e pagare un giocatore che non è neanche in rosa, Napoli già deve sfoltirlo il Montengaggi, no? Non è una scelta. Lo so, ma d'altronde però Gulam in questo momento, diciamo che mi dispiace dirlo, ma è utile al 20% in questo momento, 30%, sì, può giocare qualche partita, ma più di quella con continuità adesso non potrà giocare. È ovvio che il Napoli lo sta cercando da un po', un esterno di sinistra basso. Ricordo tante volte, abbiamo parlato anche in trasmissioni, anche televisive, di Teo Hernandez. Certo. Di Teo Hernandez abbiamo parlato tante volte, l'ha preso il Milan, non è che l'ha preso il Real Madrid, con tutto rispetto. Teo Hernandez è un giocatore, è un esterno con una qualità eccelsa, cambio di passo, qualità tecnica in corsa, cioè avrebbe fatto la differenza e il Napoli se lo poteva assolutamente permettere. Certo. Poi leggo i nomi di quelli che potrebbero o sono nelle idee di Giuntoli o della società e dico che magari sono molto inferiori a quelli che poteva arrivare come Teo Hernandez. Sì. Ma secondo te, Salvatore, il Napoli a gennaio, nel momento in cui recupera tutti i calciatori, ha veramente bisogno di prendere rinforzi? No, assolutamente no, però io vado sulle prestazioni. Io purtroppo poi vado sulle ultime prestazioni, come dovremmo fare tutti, perché noi siamo arrivati al pareggio, l'ultima partita al pareggio col Torino, che dopo due partite, una splendida, una non giocata, e una che ci pensava potesse essere alla portata del Napoli, invece abbiamo visto che si è salvata negli ultimi minuti. Non vorrei, però non è logica, vorrei che tolte magari le responsabilità della partita 10 contro 11 con l'Inter, dove nella quale il Napoli è stato superiore in tutto all'Inter, tolte dalle responsabilità del risultato 10 contro 11 si è visto il miglior Napoli. È quello che posso pensare in quel momento, e invece dopo non hai più giocato col Torino, hai trovato difficoltà, sei tornato al tram tram del palleggio molto lento, con poca velocità, con poca invenzione, con giocatori anche fuori forma, e io valuto quello. Noi stiamo parlando di una stagione normale, non sto parlando di nessuna stagione. Poi io mi ero esposto e ovviamente spero di non sbagliare, però io ho parlato proprio di Scudetto, perché questa è una squadra che ha una rosa importante che poteva essere al pari di Inter e Juve. Certo. Sì, Milan credi, Salvatore, perciò non l'ho messa perché certo, il no, no, guardando
guardando alle prime, il Milan qualche insomma segnale di calo di rendimento è inevitabile, no? Dopo quello che sta facendo l'ha dato. L'Inter ha continuato a giocare piuttosto male, ma ultimamente a vincere con continuità. Cioè, secondo te questo balbettio di entrambe, no? E pur vincono, vuol dire che sono destinate a migliorare e quindi diventare imperdibili, oppure il bicchiere mezzo pieno, cioè se continuano così qualche punto poi alla fine lo perderanno per strada? Lo perderanno, noi siamo legati per capire qual è il nostro campionato, siamo legati alla partita di recupero con la Juve, perché adesso siamo a 9 punti, ci dobbiamo tenere i 9 punti di distanza. Anche con un pareggio a Torino saremmo troppo distanti dalla vetta, è quello che io guardo. Poi se uno guarda il quarto posto, il terzo, va bene, siamo lì e penso che lo raggiungeremo. Ma allora il Milan nelle difficoltà ha dato il meglio di se stesso. Nei giocatori cardini gli sono venuti a mancare, eppure ha fatto risultato con molta più fatica, subendo molti più gol, subendo anche il gioco dell'avversario, però credendoci fino alla fine. L'Inter l'ha fatto con un non gioco, con qualche prodezza personale, però penso che quella squadra debba e possa migliorare dal punto di vista del gioco, avendo un attaccante fondamentale per loro, perché praticamente quasi sempre lo stesso gioco, affidandosi a Lukaku. Però è la squadra secondo me in questo momento da battere. La Juve non penso che possa rientrare, non ci avevo mai creduto dall'inizio che possa rientrare per vincere il campionato. Va bene Salvatore, tanto la settimana prossima approfondiremo di più i temi, perché domenica si gioca il 3 gennaio, domenica si gioca il campionato con la giornata numero 15, tutta la giornata in un giorno, non so da quanti anni non lo vedevo, però capiterà anche questo. Come prima. Ormai siamo abituati a tutti in quest'anno. È vero. Visto di tutto e di più. Ti ringraziamo, t'abbracciamo. Grazie a voi, è un piacere. Grazie. C'è anche un amico che esprime un desiderio per la prossima stagione. Bagni, nuovo direttore sportivo del Napoli, te lo scrive Fabio. No, guarda, posso dire, io gli voglio bene. Io vorrei diventare direttore tecnico, perché guarda la storia, adesso poi ho chiuso la storia col Bologna. Mi hanno preso per direttore sportivo e poi mi hanno denunciato perché facevo direttore sportivo, è stato fantastico, è capito? No? Questo è meraviglioso. È meraviglioso. Le cose del calcio. No, è fantastico, bellissimo. Perciò mi propongo come direttore tecnico. Dai. Benissimo. Allora Fabio, proponilo tu direttamente a De Laurentiis. Grazie Salvatore, ti auguriamo. Grazie a voi, un salutone. Buona grazie, fine d'anno ciao, e ci risentiamo nel 2021. Ciao grazie. Salvatore. Grazie a Salvatore Bagni, prima di andarcene però diamo sfogo almeno ad un altro messaggio vocale. Buongiorno. Buongiorno. Innanzitutto buona fine d'anno, e a volte vi stavo ascoltando, mi meraviglio che anche uno come Bagni, un grande campione, sta nel mondo del calcio da tanti anni, eppure parlando di Teo Hernandez dice alla fine Teo Hernandez l'ha preso il Milan, non il Real Madrid, ma quello era del Real Madrid che l'ha venduto a Teo Hernandez, come lo stesso Aghini, giusto una precisazione. Sì, io non so, era un modo di dire buona fine d'anno. Infatti, forza Napoli. È chiaro che il Real Madrid di errori ne ha commessi, tipo Teo Hernandez ed Hakimi. No, ma Salvatore lo sapeva che, scusa, lo sapeva ovviamente che Teo Hernandez del Real Madrid, detto per modo di dire, cioè l'ha preso il Milan, non il Real Madrid, per dire non una squadra con cui il Napoli non può competere, quello intendeva dire. Ovviamente era un modo di dire, appunto. Va bene, Andrea, noi ci dobbiamo andare, perché adesso il grande calcio a Radio Marte continua. Nella prossima ora di Marte Sport Live, immagino con Gianluca Gifuni, che vedevo gironzolare c'è anche Dario, quindi uno dei due lo ascolterete di qui a poco. Noi chiaramente salutiamo e ce ne andiamo. Eh sì, e poi torniamo domani a mezzogiorno come sempre, mica vi lasciamo senza Si Gonfia la Rete. Io ringrazio tutta la nostra redazione, il capo ufficio stampa Paola di Genova, e abbraccio forte Tony Molà che ci ha seguiti alla parte tecnica. Ciao Raffaele, domani. Ciao Andrea Falco, buona giornata a te, ovviamente noi ci riaggiorniamo per domani sempre alle ore 12. Dario Sarnataro è pronto in rampa di lancio per la prossima ora di Marte Sport Live. Ciao! Marte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma, Si Gonfia la Rete.